Colleghi, iniziamo il question time del mese di giugno. Iniziamo con la prima interrogazione. Non c'è. Taglio ai compensi dei dirigenti del settore dei trasporti. L'interrogante è il consigliere Claudio Ruffini del gruppo del PD, al quale do la parola. Si prepari l'assessore Morra per la risposta. Presidente, in quest'aula semivuota, a dimostrazione come questo pubblico dibattito abbia scarso interesse purtroppo da parte dei nostri colleghi, soprattutto da parte della maggioranza. Comunque, noi cerchiamo di tenere ugualmente alto questa realtà istituzionale e quindi portiamo avanti le nostre richieste di chiarimenti. Una, questa qui, nasce da tanta enfasi quando fu approvato con la finanziaria 2011 da parte del Presidente Chiodo, da parte dell'assessore Morra. Si parlava di tagli ai dirigenti, i tagli ai dirigenti in modo particolare delle società di trasporto, quelle società che attendono da tempo di riforma, più volte sollecitate, più volte dibattute in questa aula del Consiglio, ma che a tutt'oggi nulla è avvenuto. Ebbene, con una sentenza del 2012, sentenza della Corte Costituzionale numero 223, che interveniva appunto sui tagli apportati ai magistrati e ai dirigenti della pubblica amministrazione, la Corte ritiene che non si possa operare appunto tagli ai magistrati e alla dirigenza della pubblica amministrazione, perché non sarebbe un provvedimento che riguarderebbe tutti i dipendenti dello Stato e dello Stato italiano, quindi anche quelli del mondo privato. Tra l'altro, la motivazione che lo Stato aveva adottato per appunto i dirigenti della pubblica amministrazione e i magistrati era quella del concorso alla solidarietà per la crisi che stiamo attraversando. Un provvedimento che doveva essere di Beh, la ringrazio, Ruffini. Concluda però nel question time, dovete purtroppo essere perentori. L'interrogazione per sapere cosa ne pensa la giunta regionale, visto che i dirigenti sono riattribuiti, i dirigenti delle società di trasporto sono riattribuiti quei tagli, cosa ne pensa, giacché parliamo di una sentenza che riguarda la pubblica amministrazione, di dipendenti pubblici e non già dipendenti che sono di società private. Prego, assessore Mora, a lei la risposta. Allora, brevi precisazioni.
Noi ci siamo subito attivati in questa, dopo questa denuncia che viene dalle associazioni sindacali, però vorrei riportare la cosa in un ambito molto minore di quello che poi la vasta eco sui giornali ha riportato. Con riferimento alle tre società pubbliche, esclusivamente la FAS, la Sangritana, ha approvato, diciamo, ha consentito a questa richiesta di ripristino di quello che era stato tolto con la legge regionale, mentre, come ben lenzane, abbiamo avuto anche occasione nelle nostre innumerevoli occasioni di confronto, spesso proficuo, però io qui vorrei fare delle precisazioni. Delle tre società pubbliche, l'ARPA non ha apportato nessun aumento, quindi continua ad applicare completamente la legge regionale. La società ARPA, gliele do notizia ufficiale, e lei, come sa che le dico sempre le cose come un atto notarile. La GTM in prima fase ha consentito a questo ripristino, poi anche su mia sollecitazione praticamente il provvedimento che riguarda 700 euro, non so se netti o lordi, annui, è applicato esclusivamente per un dirigente interno, di cui non ricordo il nome, mentre il vice direttore, ora facente funzione di direttore, ha rinunciato a questo aumento. Quindi si tratta soltanto di 4 soggetti o 5 per una somma, ma questo è oggetto anche di intervento dell'assessorato, di 5.000 euro annui. Con riferimento poi al rapporto fra la legge nazionale, che è quella, la sentenza della Corte Costituzionale, e la legge regionale, che comunque era ispirata, noi abbiamo da subito, e in questi giorni avremo anche la risposta dell'ufficio legislativo, che con riferimento ai dirigenti della Sangritana, e all'unico dirigente, ripeto, c'è solo un dirigente di nomina politica che si è aumentato, mentre gli altri l'ARPA per intero non lo ha fatto. Verificheremo con l'ufficio legislativo la compatibilità. Se l'ufficio legislativo, diciamo, troverà con noi, diciamo, una sintesi che possa essere che la legge regionale è ancora applicabile, chiederemo la restituzione. In caso contrario, secondo l'ufficio legislativo, ripeto, stiamo parlando di pochi, ma il simbolo rimane tale e quale, se l'ufficio legislativo dirà che si applica la sentenza della Corte Costituzionale, rimarrà così. Ripeto, perché era un attimo, è stato interrotto un attimo, sempre dal comune amico di Pancrazio, e voglio dire, abbiamo già chiesto per quella piccola fase un parere nel caso che... In un momento di difficoltà i simboli sono tanti, però oggi devo modestamente dire questo: quando io dichiaro che è molto importante quello che avevamo fatto, è anche importante tant'altro. Ora c'è il problema se questi 5.000 euro all'anno vengono corrisposti. Se qualcuno ricordasse nella narrativa, faccio un esempio per tutti, che solo nella GTM, impedendo questo modestissimo assessore una doppia nomina, ho risparmiato, e le do anche la documentazione, 257.000 euro in 3 anni. Probabilmente, quando dico che i segnali bisogna fare tutto il proprio dovere, io l'ho fatto veramente con impegno e sobrietà. Se qualcuno poi per 700 euro non ha resistito a richiedere l'aumento, e poi i presidenti di società, per non creare un ulteriore contenzioso, gliel'hanno consentito, questo riguarda anche certe volte la scarsa intelligenza degli uomini, perché bastava chiedere un... Bene, prego, non c'è problema, prego. Sì, intanto voglio attendere, prima di esprimermi definitivamente, il parere che è stato richiesto, però assessore, non mi ritengo soddisfatto, perché comunque, essendo queste società partecipate e soprattutto controllate dalla Regione, prima di qualsiasi decisione, anche fosse un solo dipendente, come lei dice, in GTM e
mi sembra, 3 dirigenti in Sangritana, dovrebbero attendere le decisioni della legge regionale, perché non è applicabile tout court la sentenza della Corte con la legge regionale. Poi non ho capito francamente, quando ha parlato di dirigenza di nomina politica, cosa volesse dire, questo non ho capito, e cosa, qual è la sottolineatura di questo aspetto. Bene, grazie, passiamo adesso alla seconda interrogazione, e cioè dragaggio del porto di Pescara, presunta responsabilità dell'ARTA, interrogante Giuseppe De Luca, Di Luca, del gruppo PD, ovviamente le risponderà l'assessore competente Febbo. Assessore competente, noi avevamo rivolto comunque l'interrogazione al Presidente, ma fa lo stesso. Apprendiamo dai giornali, Presidente, che ci sono state accuse molto gravi rivolte dall'assessore Febbo circa i ritardi e le lungaggini sul dragaggio di Pescara, del porto di Pescara, inerenti il fatto che, secondo l'assessore Febbo, se le notizie sulla stampa evidentemente sono notizie vere, che la responsabilità di questa lungaggine è demandata completamente al direttore generale dell'ARTA, al dottor Mario Amicone, che, secondo sempre quanto riportato sulla stampa dall'assessore Febbo, dovrebbe essere rimosso per giusta causa. Ripeto, se le notizie sulla stampa sono vere, l'interrogazione verte semplicemente a sapere intanto se la Giunta ritiene che ci siano queste responsabilità dirette del direttore Amicone, perché, essendo la nomina del direttore di competenza della Giunta, qualora ci fossero gravi e comprovate responsabilità, potrebbe appunto attivarsi la rimozione per giusta causa. Altrimenti, se così non fosse, chiediamo al Presidente o a chi risponderà se queste cose scritte sul giornale non siano invece lesive dell'immagine di una società importante come quella dell'ARTA, che riveste per la Regione Abruzzo. Prego, assessore Febbo, lei la risposta. Grazie, signor Presidente. Dando che è chiaro che le interrogazioni vanno rivolte sempre al Presidente, e poi risponde l'assessore di competenza. In questo caso la competenza, l'ufficio di Presidenza l'ha indicata a me, quindi rispondo io. Io capisco che da parte delle opposizioni ci sia l'interesse di alimentare delle polemiche, ma se si fosse letto attentamente anche non solo i documenti in possesso, che credo molti consiglieri dovrebbero avere, ma anche la rassegna stampa, si vede che le mie affermazioni sono diverse da ciò che sono state riportate. Io ho contestato al direttore dell'ARTA, il dottor Amicone, di essersi presentato in una affollata riunione, peraltro anche un po', insomma, c'era un po' di stato di agitazione per la situazione che si era creata, e anziché cercare di dare risposte si è voluto polemizzare su una responsabilità tra il dottor Carlea, quindi il responsabile delle opere marittime, e la stessa ARTA circa i ritardi nel dragaggio. La mia era solo intesa in quel senso. Il dottor Amicone ha inteso intraprendere un'altra strada giornalistica dicendo alcune cose che personalmente non mi riguardano. Io ricordo solamente che non io, così come ho già dichiarato, ma per due volte un sottosegretario che si chiama Guido Imbruta, che qui notoriamente non è neanche della mia parte politica, che per una volta e per altre due volte il dottor Carlea, che è un dirigente, massimo dirigente delle opere marittime, abbia spiegato al dottor Amicone che lui si era impegnato
con un cronoprogramma stilato il 5 marzo, a riconsegnare le analisi il 22 marzo. Le analisi sono state riconsegnate l'8 marzo. Io ho detto che se c'era un ritardo, forse il ritardo era imputabile all'ARTA. Ma se quel ritardo non avesse comportato nulla di grave, tutto sarebbe rimasto lì, altrimenti chiaramente mi sarei attivato, perché mi sembrava che le problematiche del porto di Pescara fossero di gran lunga superiori rispetto a una polemica che secondo me non era modo di esistere. Ripeto, non coinvolgeva la regione, ma coinvolgeva l'ARTA e le opere marittime. Quindi tutto là il discorso mi sembra che poi sia filato liscio. Credo che l'ARTA anzi abbia recuperato anche il tempo perduto, le analisi sono state consegnate, i lavori si sono eseguiti, l'intoppo, i ritardi sono dovuti per altre motivazioni non dipendenti dalla volontà di nessuno, ma soprattutto da un incidente che è accaduto. Finalmente ieri la marineria pescarese è uscita in mare e credo che questo sia il risultato più importante. Grazie. Prego Di Luca, replica finale. Mi è sufficiente sapere che l'assessore Febbo quindi nega da questo punto di vista che ci siano responsabilità dirette dell'ARTA e soprattutto che le notizie giornalistiche hanno avuto un taglio diverso. Per completezza le chiedo, visto che l'interrogazione era stata rivolta da Camillo D'Alessandro, io sostituisco in questo senso Camillo D'Alessandro, se si può avere risposta scritta, di modo che si può dare diffusione a questo tipo di risposta. Grazie. Bene, passiamo alla terza interrogazione, completamento e valorizzazione urbana del lungomare sud del comune di Pescara. L'interrogante è la consigliera Marinella Sclocco, che oggi mi funge anche da consigliere segretario, ma pro tempore le diamo la parola dai banchi dell'opposizione del gruppo del PD. Prego Marinella, si collochi magari nella... Prego. Lo so. Grazie Presidente, grazie anche per la presentazione. L'articolo 2 della legge regionale 96 del 2000 istituisce la riserva naturale di interesse provinciale Pineta d'Annunziana. La legge regionale del 22 dicembre 2010, quindi approvata da questo Consiglio regionale, numero 60, prevede l'estensione dei confini della riserva naturale di interesse provinciale Pineta d'Annunziana a 85 ettari. Quindi Pescara ha una riserva d'Annunziana che è stata ampliata da questo Consiglio regionale. L'articolo 9 del comma 1 della legge 96 dà la possibilità di realizzare i seguenti interventi all'interno di questa riserva: l'eliminazione della carreggiata lato mare, la creazione di un parco pubblico e la ricongiunzione, e su questo punto verte la mia interrogazione, il mio question time, la ricongiunzione della Pineta al mare con un unico percorso ecologico tramite la realizzazione di un sovrappasso verde che attraverso l'area dell'ex camping connetta la Pineta all'istituendo parco. Quindi diciamo che l'emendamento che è stato anche da me firmato ed è stato quindi votato all'interno di questa riperimetrizzazione della Pineta, della riserva naturale, prevede un sovrappasso verde, non parla di cemento, non parla di sottopasso, anche perché stiamo parlando di riserva nazionale, di riserva naturale. La giunta del comune di Pescara invece ha deliberato la creazione di passaggi ecologici per garantire la continuità ecologica tra la Pineta e il mare, la ricostruzione di un cordone da,
e soprattutto una collina artificiale di 8 metri di altezza che non ha nulla a che vedere con le dune naturali che fanno parte di una riserva. Questa collina artificiale, che appunto è di 8 metri, quindi non c'entra niente con la naturalità di una riserva, tra l'altro prevede una struttura in cemento armato che la sottende, che non c'entra niente appunto con il percorso ecologico tramite la realizzazione di un sottopasso verde. In regione votiamo un sottopasso verde, un sovrappasso verde, il comune di Pescara decide di fare una mega duna di 8 metri con il cemento armato. Allora io chiedo alla giunta regionale se mi rendo conto che l'assessore Masci è anche consigliere comunale di Pescara, per cui posso intuire la sua risposta, però io Vabbè, ci siamo capiti, Sclocco, prego Carlo Masci che risponde per delega dell'assessore Giuliante, che sarebbe egli competente per materia ma che oggi è assente. Prego. Grazie Presidente, rispondo in sostituzione per delega del consigliere dell'assessore Giuliante, però rispondo anche con un'interpretazione autentica, visto che questa vicenda nasce nel 2005 in Consiglio Comunale a Pescara, quando fu votata una risoluzione che prevedeva proprio questo intervento che adesso si sta realizzando. L'idea progetto della riqualificazione della Riviera Sud, che prevede l'eliminazione della carreggiata lato mare e la realizzazione del parco lineare collegato con la pineta d'Annunziana da un sovrappasso verde, nasce con una delibera del Consiglio Comunale del 2005 che recepì una mozione a firma del sottoscritto e dell'attuale assessore Fiorilli. Lo stesso PAN, solo adottato e tuttora in corso di stesura, ha previsto il sovrappasso di collegamento verde. Ovviamente il sovrappasso di collegamento verde è un sovrappasso verde, ma che deve avere necessariamente una base in cemento per sostenere anche i pedoni che camminano su quest'area verde che si andrà a realizzare. Quindi questo collegamento verde è stato già inserito nel PAN, che ha recepito appieno gli obiettivi della delibera precedente. Nel 2011, con la modifica dell'articolo 9, norme transitorie di salvaguardia della legge regionale numero 96 del 2000, della riserva della Pineta d'Annunziana, si specificano le opere consentite in assenza dell'approvazione definitiva del PAN, i cui atti in itinere sono comunque in perfetta congruenza con l'opera in oggetto. Il collegamento verde è tale in quanto realizza la continuità visiva, percettiva, fisica della vegetazione tra pineta e parco lineare della riviera, percorribile dai fruitori della stessa. Senza tale collegamento, senza soluzione di continuità e senza interferenze con il flusso veicolare, che rimane comunque garantito. Tale collegamento, che si presenta come una collina artificiale e che ad una considerazione superficiale potrebbe apparire un ostacolo percettivo dalla pineta d'Annunziana verso il mare, in realtà introduce nuove visuali, nuovi punti di vista grazie ad un innalzamento di quota del punto di osservazione. Va inoltre precisato che il cannocchiale verso il mare è solo parzialmente ridotto dall'introduzione di tale collina, in quanto il suo andamento crescente e decrescente nelle due direzioni parallela e trasversale al mare non rappresenta una barriera ad altezza costante rispetto alla vista mare. La struttura in cemento armato necessaria per sostenere il carico del terreno è limitata alla porzione di sede stradale interessata dal sovrappasso e non insiste sulle aree verdi, semmai ne è ricoperta, aumentando la superficie a verde attualmente esistente. L'uso di massi, dei quali non vi sarà nessuna percezione visiva, è una soluzione tecnica per garantire sia l'assestamento e il drenaggio del terreno, sia un ridotto consumo di terra ed è limitata alla... Altra puntualizzazione? Il progetto esecutivo è stato redatto in conformità dei seguenti atti di autorizzazione: delibera del Consiglio Comunale di Pescara numero 274/2005, legge regionale 96 del 2000, il nulla osta dei beni ambientali del 19 febbraio 2012,
Il Ministero per i beni e le attività culturali, Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, oggetto Comune di Pescara, completamento e valorizzazione urbana del lungomare sud, con pedonalizzazione, parcheggi e collegamento con Pineta d'Avalos ed aree limitrofe. Parere ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, esaminati gli atti progettuali, questa Sovrintendenza, per quanto di competenza in riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 146 del sopracitato decreto legislativo, in quanto il progetto è compatibile con le esigenze di... Prego, prego Sclocco, a lei la replica finale. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta, naturalmente gliela chiederò anche scritta per leggere tutti i pareri e le dichiarazioni dei beni ambientali e della Sovrintendenza. Mi risulta, ripeto, strano che comunque si faccia un tunnel di 8 metri quando il mare sta a 10 metri, per cui non è necessario fare una sovraelevazione visto che ce l'abbiamo davanti agli occhi. Comunque credo che sia una scelta assolutamente non felice, però se ci sono tutte le autorizzazioni, la ringrazio per la risposta. Grazie Marinella Sclocco, ti invito intanto a recarti qui al mio fianco, proseguiamo invece con... visto che Masci deve andare via, facciamo subito discutere la quinta interrogazione, cioè riforma del sistema di riscossione locale, articolo 7 DL 70/2011, l'interrogante al Consiglio di Pangrazio, il gruppo del PD, risponderà sempre l'assessore Masci. Grazie Presidente. Assessore, lei sa che derivante dall'articolo 7 del decreto legge 70/2011, dal 1 luglio i comuni in particolar modo non potranno più utilizzare la società che faceva riscossione di tributi, sia quelli ordinari che quelli coattivi. Alcuni giornali mettono questi titoli: partita la caccia ai comuni per ottenere la gestione delle fattorie sul territorio, la carica dei gabellieri privati fino al 30%. Le società offrono i loro servizi di riscossione chiedendo un aggio a due cifre rispetto al 9% di Equitalia. Lei sa anche che la nostra regione è formata da tantissimi comuni, dei quali alcuni grandi ma la maggior parte sono piccoli comuni. Dal 1 luglio, se non viene fatta una proroga, ma anche se dovesse essere fatta una proroga, noi dovremmo in qualche caso fare qualche cosa come regione o potremmo partecipare a dare un contributo. Lei sa che dal 1 luglio, se questa proroga non ci sarà, i comuni dovranno o fare il servizio internamente con le difficoltà, non avendo più personale specializzato, avendo appunto negli anni precedenti delegato a società Equitalia o altre società di riscossione, o dovranno fare una gara per affidare a privato tale servizio. Tale servizio che comporta ciò che le dicevo prima, dove metteranno aggi anche a due cifre. Con l'interrogazione, con questo question time, le si chiede se la Regione sta facendo qualche cosa, una qualche attività come altre regioni. Se la nostra regione, come ha fatto qualche altra regione, sta predisponendo una cornice quadro tale da essere di aiuto ai comuni in occasione della dismissione delle convenzioni in essere con le società di riscossione a cui sono legate attualmente. Grazie. Prego, Assessore Masci, la risposta. E intanto volevo tranquillizzare il consigliere di Pangrazio e tutti i comuni della Regione Abruzzo. Come già saprà, il decreto legge 35 che sta per essere convertito ha
una possibilità di modifica importante, nel senso che già è stata prevista nella legge di conversione la proroga fino al 1 gennaio 2014 la leggo, i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei soggetti di cui l'articolo 7 e così via, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. Quindi il decreto legge che sta per essere convertito è già stato inserito nella conversione. Verrà approvato in questi giorni perché c'è tutta la normativa già inserita, quindi sicuramente c'è la possibilità di una proroga concreta che permetterà ai comuni di avvalersene fino al 31 dicembre 2013. Ovviamente stiamo ragionando con l'ANCI perché la Regione non è direttamente interessata come ente pubblico, perché la norma è chiara, parla dei comuni e sono i comuni che dovranno attivarsi per trovare le società di gestione oppure per fare forme di gestione di riscossione che riterranno più opportune. Però ovviamente noi non possiamo rimanere distaccati rispetto a questa vicenda, tant'è che stiamo insieme all'ANCI ragionando per arrivare ad una soluzione comune che faccia in modo che i piccoli comuni possano trovare risposte all'interno di una cornice più ampia e più grande che garantisca loro questa riscossione che fino ad oggi veniva garantita dalla Sogget o da Equitalia e che invece dal 31 dicembre 2013 dovrà essere necessariamente gestita direttamente. Ovviamente noi abbiamo anche delle formule nuove che possiamo adottare, perché come sappiamo le comunità montane si stanno chiudendo, entro il 15 settembre 2013 i comuni che fanno parte delle comunità montane dovranno decidere se trasformarsi in unione dei comuni e per esempio le unioni di comuni potrebbero tranquillamente svolgere un servizio del genere se organizzati in una determinata maniera. Quindi ci muoveremo affinché, come fino ad oggi abbiamo assistito tutti i piccoli comuni per accompagnarli in questo percorso di associazionismo, ci muoveremo affinché anche questa attività fondamentale della riscossione possa essere gestita in una maniera tranquilla e tutti i comuni possano essere garantiti senza essere in prima linea costretti a muoversi in maniera autonoma, sapendo che la nostra regione è formata da 250 comuni che sono sotto 5.000 abitanti e che quindi avrebbero necessariamente difficoltà a gestire un servizio così importante come quello della riscossione. Quindi sicuramente c'è la massima attenzione, collaborazione piena con l'ANCI, attivazione di percorsi con i comuni che potrebbero eventualmente muoversi con l'Unione dei Comuni. Sotto controllo. Bene, prego consigliere Di Pangrazio, la replica breve e la replica finale. Sì, Presidente, io cerco di dare un contributo utile e fattivo. Assessore, lei sa che in Abruzzo se noi dovessimo costituire un ente o aiutare la costituzione di un ente che altre regioni hanno fatto, anche con l'ANCI, come dice lei, di riscossione regionale, oppure la creazione di un'opportuna agenzia regionale per dare adeguato servizio ai comuni, soprattutto montani, evitando così la proliferazione di società comunali difficilmente coordinate e coordinabili tra di loro, potremmo chiedere contemporaneamente anche al governo di delegare al soggetto, alla nostra regione, la riscossione anche di tributi statali, quindi consentendo pertanto alla Regione di beneficiare di profitti. Le do solo due dati: lei sa che in Abruzzo la riscossione normale vale circa 200 milioni di euro, senza pensare alla riscossione di tasse e tributi statali. Se noi potessimo organizzare insieme ad ANCI, ma con la nostra autonomia, un progetto di legge cornice che garantisca l'aiuto e il contributo affinché società di riscossione siano più vicine ai cittadini senza essere vessatori e mantenere a una cifra l'aggio della riscossione, probabilmente faremmo un servizio utile non a costo zero per noi, ma addirittura potremmo trovare dei vantaggi economici come regione. Noi come gruppo del Partito Democratico presenteremo a breve una bozza di PDL per ragionare in tal senso. Grazie. Interrogazione al punto numero 6 dell'ordine del giorno, trasparenza nella gestione affidamenti ed appalti ADI. Che c'è? La quarta è Giovanni D'Amico, è l'interrogante.
Ah, ok, allora non mi è stato comunicato, comunque bene, allora facciamo la quarta, sistema SPA, situazione organizzativa e gestionale, tanto mi pare che se ne era discusso già stamattina, quindi l'interrogante è D'Amico, però sostituito in questo momento da Ruffini. Questa interrogazione serve per la discussione che avremo giovedì in Commissione Vigilanza, un argomento che stiamo trattando diversi giorni, che pure questa mattina è stato oggetto di discussioni in questa sede. Si vuole conoscere, a partire dal 2009, quali sono state le assunzioni, in che modo, cioè con quale tipo di rapporto, se a tempo determinato, indeterminato, part-time e quant'altro, e naturalmente i costi del bilancio, ovvero dei bilanci che dal 2009 si sono avuto. Parliamo di bilancio di esercizio. Prego, Assessore Moda. Allora, ho preparato come mio costume risposta scritta, che naturalmente, trattandosi di una interpellanza, un'interrogazione di qualche giorno fa, ho chiesto subito all'ARPA di procurarsi presso ARPA Sistema la relazione relativa, perché voi sapete che la società controllante ARPA e l'assessorato non va in assemblea in questo tipo di società mista che è ARPA Sistema. Mi permetto anche di aggiungere, tutti i dati sono qua, che veniva anche richiesto l'evoluzione del Consiglio d'amministrazione e anche la durata, quindi credo di fare opera per quei pochi che siamo qua, ma comunque necessaria, credo utile, anche perché questo tipo di trasmissione, questo time è sentita, cioè voglio dire, proprio in questo momento è in corso l'assemblea, d'altra parte ne abbiamo dibattuto ampiamente, c'è stato anche un mio impegno nei confronti dei presentatori della risoluzione, proprio in questo momento c'è la seduta per il bilancio di ARPA Sistema e vi informo, per chi non lo sapesse, che due dei tre componenti si sono presentati al bilancio, all'approvazione del bilancio, dimissionari dalla data di oggi stesso. Per statuto di questa società, che ripeto, di cui fa parte ARPA, ma fanno parte anche tante altre società tipo Sancritana, tipo GTM, ma anche soci privati, voglio dire, per statuto con le dimissioni di due componenti decade e l'incaricato, non so se è andato il Presidente Cirulli o il Direttore dell'ARPA, provvederanno oggi stesso alla sostituzione, alla nomina di due nuovi CDA che io ho indicato sotto la mia responsabilità in tre dirigenti dell'ARPA stessa. Ho individuato io personalmente come figura apicale il direttore di ARPA, l'ingegner Valentini, lasciando poi al Presidente Cirulli le determinazioni in base alle competenze e specificità dei altri due dirigenti sempre dell'ARPA che possano essere anche utili in questa fase difficile dell'ARPA sistema. Qui ci sono tutti i dati anche di alcuni cambiamenti dei monumenti, si parte dal 2009 con tutte le cose, poi lascio la lettura perché poi ripeto. Mi permetto di aggiungere che questa è la relazione ufficiale mandatemi dal Presidente dimissionario Gambacorta. Sicuramente sia con l'intervento adesso dei dipendenti dell'ARPA così, magari a questa iniziale documentazione si potrebbe, secondo me, ulteriormente integrare anche nell'ottica del difficile e lungo dibattito che ci aspetta. Le fornisco la risposta scritta. Prego Ruffini per chiudere questa vicenda di sistema SPA di cui si sta parlando enormemente oggi, decisamente oltre il necessario, visti i tanti problemi seri che abbiamo in Abruzzo. Prego. Beh, anche questo è un problema che riguardano tante famiglie, tanti lavoratori, di cui comunque per l'amor di Dio, ma questo visto il contesto generale, sì, però, in cui verte la regione. Capisco Presidente, però non è che possiamo inglobare tutto. Che esista discutiamo, diciamo, separatamente le varie questioni. Io posso ritenermi soddisfatto, contrariamente a quanto ho detto alla precedente interrogazione, soddisfatto della risposta, perché abbastanza mi sembra esauriente. Mi auguro però, quando andremo ad affrontare la vicenda sulle soluzioni che andremo e si vorrebbero adottare, trovare una condivisione
soprattutto nel segno della salvaguardia dei posti di lavoro, oltre che del servizio che comunque risulta essere anche abbastanza efficiente. Grazie, passiamo alla sesta interrogazione, trasparenza nella gestione affidamenti ed appalti ADI, assistenza domiciliare integrata dei distretti sanitari di Lanciano Vasto Chieti. L'interrogante è il consigliere Walter Caporale del gruppo La Sinistra Verdi SD, risponderà il Presidente della Regione. Grazie Presidente, il riferimento è alla questione governatore dell'assistenza domiciliare integrata nei distretti di sanitari di Lanciano Vasto Chieti, che per altro aspetto avevamo già affrontato lo scorso mese di febbraio, proprio perché partivamo dal grave problema che si è verificato nel distretto sanitario di base di Lanciano della interruzione, sospensione improvvisa e senza alcun preavviso dell'assistenza domiciliare integrata, che ha buttato letteralmente nel panico numerose famiglie con anche diversamente abili a carico, non riuscendo proprio più a garantire ai propri cari cure sanitarie adeguate. Quindi scopo del question time di questo mese è quello di fare chiarezza su una questione così importante come quella dell'assistenza domiciliare integrata, esplosa a Lanciano in modo così grave, per non cercare di provare a capire e fare il possibile, come lei anche aveva detto nel mese di febbraio, per riportare a regime un servizio così essenziale e vitale per tanti cittadini che poi hanno anche problemi di diversamente abili a carico. Quindi io le chiedo di conoscere per gli anni, quello in corso e quello precedente, i riferimenti del nome del gestore del consorzio del servizio di assistenza domiciliare integrata del distretto sanitario di base di Lanciano, della cooperativa del consorzio che eroga questo servizio, visti i problemi che ci sono stati, e quindi se il rappresentante del consorzio e della cooperativa che eroga il servizio corrispondono alla stessa persona, se questa persona, come ci è stato riferito, è dipendente della ASL, da quanto tempo il servizio tra l'altro è in regime di proroga e di riaffidamento diretto. Si concluda. Se il consorzio e la cooperativa sopra richiamate sono affidatari di altri appalti della ASL di Lanciano Vasto Chieti, e infine concludo se è vero che la menzionata cooperativa di cui sopra il suo legale rappresentante rientrano a vario titolo in altro consorzio di Lanciano e se quest'ultimo consorzio è anche affidatario di qualche commessa da parte della ASL Lanciano Vasto Chieti. Grazie. Grazie, prego Presidente, a lei la parola. Grazie Presidente. Ecco, grazie. Allora, intanto non le lascio passare quello che sembrerebbe un inciso rispetto alla sua interrogazione, cioè che il sistema di assistenza domiciliare sia disastroso in Abruzzo. Non è vero, non lo dice nessuno, non lo dice nessuno in Italia, non lo dicono i tavoli ministeriali, e quindi non è disastroso. Quello che è successo a Lanciano è frutto di due circostanze. L'uno, una situazione peculiare, diciamo così, di persone per le quali veniva disposta l'assistenza domiciliare integrata, primo aspetto, con percentuali notevolmente più alte e anormalmente più alte di tutti i distretti sanitari di base, non della Regione Abruzzo, ma anche di tante altre regioni italiane. Secondo, una gestione di questo fenomeno finalizzato alla moralizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche per l'assistenza domiciliare integrata, che, ripeto, quando si consente l'assistenza domiciliare integrata a chi non ne ha veramente bisogno e requisiti, significa non poterlo fare per chi invece ne ha i requisiti. Detto questo, le due concomitanti situazioni
da un lato la necessità di intervenire rispetto a delle situazioni che apparivano anomale, tra virgolette, e una gestione affrettata da parte dei responsabili ha determinato per un periodo di tempo un disservizio. Alla fine di questo processo, a Lanciano, così come in ogni altra parte d'Abruzzo e d'Italia, coloro che usufruiscono di assistenza domiciliare integrata sono coloro che ne hanno veramente diritto, e l'organizzazione a questo punto ha recuperato su quelli che sono i disservizi. Quindi c'è stato questo momento. Questa era la premessa della sua interrogazione, alla quale io ho voluto invece fare una premessa di segno completamente diverso. Veniamo invece al cuore della sua interrogazione, che a tutte sono domande retoriche che io le rispondo. Lei mi chiede se il sagale rappresentante legale del consorzio e della cooperativa che eroga il servizio corrispondono alla stessa persona e se la predetta è anche dipendente da LAS. Io le dico: il consorzio affidatario del servizio ADI sanitario nel distretto sanitario di base di Lanciano e Città Solidale Consorzio di Cooperative Sociali Onlus, capofila dell'ATI Daria. Il presidente è Domenico Mattucci. Le società che svolgono il servizio di assistenza domiciliare integrata al distretto sanitario di base di Lanciano sono la Rondine, società cooperativa, società di cui il presidente Arnaldina di Ilio, e San Rocco SRL, il cui presidente è Antonio Marcucci. La società San Rocco ha con l'ASL la convenzione ex articolo 26. Mattucci è il legale rappresentante e presidente di Città Solidale e per il quale si dice, si riferisce che non percepisce alcun compenso. Questo Mattucci è altresì dipendente dell'ASL 02. B. Lei chiede: da quanto tempo il servizio è regime di proroga e riaffidamento diretto? Il servizio è regime di proroga dal 2008, quindi affidato già prima del nostro ingresso in una gara, immagino. Poi mi fa l'ultima domanda: se il consorzio e la cooperativa sopra richiamati sono affidatari di altri appalti dell'AS Lanciano Vasto sul Monachieti, Vasto Chieti, quindi si tratta di appalti, di gare, il consorzio Città Solidale è affidatario dell'appalto di psichiatria, capofila, in qualità di capofila dell'ATI definita solidale, si chiama solidale. Le società che svolgono il servizio psichiatrico sono la Rondine, presidente Arnaldina di Ilio, e per Città Solidale l'infermiere, il presidente Nicolò Di Battista. Per quanto riguarda l'ultima domanda, se è vero che la menzionata cooperativa di cui sopra il suo legale rappresentante rientra a vario titolo in un altro consorzio di Lanciano e se quest'ultimo consorzio è affidatario di qualche commessa da parte della Svenciano che l'altro chiesto, non c'è dato sapere. Naturalmente non le mancano, se questa interrogazione con quello che ci è sotteso la rivolgesse alla Procura della Repubblica, non avrebbe difficoltà alcuna ad avere tutti i chiarimenti che, quali e quali noi non siamo in grado ovviamente di accedere. Grazie Presidente, prego Caporale, a lei la replica finale. Grazie Presidente, non metto in dubbio che l'aspetto regionale stia comunque migliorando rispetto al passato che sicuramente conosciamo e che io ho vissuto in prima persona negli anni del 2005-2008. Il riferimento resta al distretto di Lanciano Vasto Chieti, è ovvio che continueremo a monitorare molto attentamente l'appalto che è stato fatto dei servizi di assistenza psichiatrica che scadono a luglio e che è stato gestito appunto ininterrottamente per almeno 5 anni, come lei stesso ha detto, cioè dal 2008, per verificare appunto che poi non ci siano elementi che mi portino, come lei ha suggerito, ad andare alla procura. Grazie. Grazie, arriviamo finalmente all'ultima interrogazione. Metodologia di calcolo della spesa farmaceutica. L'interrogante è il consigliere Cesare D'Alessandro del gruppo IDV. Risponderà il Presidente della Regione. Prego, D'Alessandro, a lei la parola. Grazie Presidente.
La mia è un'interrogazione per conoscere tecnicamente quello che avviene nella metodologia di calcolo, cioè se è vero che non credo rientri tra le competenze quotidiane del Presidente della Giunta, il quale non mi sta ascoltando ma non fa niente. Se è vero che il calcolo... Sì, prego. Il microfono funziona? Sì, prego, adesso funziona. No, la rivolgo a lei l'interrogazione, Presidente Pagano, così poi lei lo dice al Presidente Chiodi e qualcuno mi risponde. Volevo... È distratto dal suo collega caporale. Sì, ma non lo metto in dubbio, io ho solo chiesto che lei mi ascoltasse in modo tale che dopo me lo dice anche il Presidente Chiodi. Cioè, tecnicamente, il calcolo della spesa farmaceutica indotta da ciascun medico di medicina generale credo venga effettuato nella nostra regione sul monte prescrizioni, comprendendo sia la quota a carico degli assistiti e sia la differenza di prezzo tra brand e generico. Ecco, io chiedo questo a Chiodi, se è vero e se in tal caso non ritiene che un siffatto modo di calcolare la spesa sia ingiusto, perché è più giusto che la spesa farmaceutica indotta, cioè certificata da ciascun medico di medicina generale, venga calcolata al netto delle suddette quote relative alla differenza di prezzo tra brand equivalente e generico. Mi spiego meglio. Qualche medico si è rivolto a me dicendo mi hanno multato perché ho avuto una spesa eccessiva, però in questa spesa eccessiva veniva calcolata la differenza anche tra il costo del generico e il brand. Sapete che, lo sapete, credo che lo sappiano tutti, che la differenza è a carico dell'assistito. Nonostante ciò, questa differenza, secondo questi medici che si sono rivolti a me, veniva calcolata sul loro, diciamo, budget complessivo. Per questo mi sono rivolto al Presidente della Regione per sapere se risponde al vero. Prego, Presidente Chiodi, a lei la parola. Allora, c'è un decreto del Commissario ad acta del 2011 con cui la Regione Abruzzo ha intrapreso un articolato percorso per promuovere l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci sia in ambito ospedaliero che territoriale, nonché per perseguire un contenimento della spesa farmaceutica nel suo complesso. Si prendeva atto che da un'analisi della graduatoria ordinata per spesa assistibile pesata dei medici di medicina generale di tutte le ASL della Regione Abruzzo relativa ai dati dell'anno 2010 veniva evidenziata una variazione notevole della predetta spesa, con un range che va da 33 euro a 379 euro, le cui motivazioni necessitavano di essere approfondite. Il decreto quindi approvò un documento di metodologia del sistema di valutazione per i medici di medicina generale, ove viene esplicitato esattamente il criterio applicato per la valutazione delle performance dei medici di medicina generale in termini di spesa farmaceutica e viene definito il cosiddetto medico alto spendente. Ci sono dei riferimenti a un documento preliminare per la definizione dei nuovi accordi integrativi regionali che io del 21 aprile 2011, che fu poi integralmente recepito nel decreto, dove si prevede espressamente che la riduzione della spesa farmaceutica rispetto a quanto previsto nel programma operativo 2011-2012 avvenga anche attraverso la definizione degli strumenti di monitoraggio validati dalla Regione per la valutazione dell'appropriatezza della spesa farmaceutica calibrata, eccetera, eccetera. E questo in relazione, in accordo con alcuni articoli dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale e con alcuni articoli sempre dello stesso accordo con i pediatri di libera scelta, diversificando la quota variabile sul raggiungimento dei risultati. Successivamente c'è stato il detto decreto. Ora, che cosa? Non le dico le altre questioni tecniche perché non vorrei essere... Abbiamo fatto la modulistica standardizzata, le cose, però la parte cosa che ci sono delle considerazioni che vorrei riferirle nel caso in cui dovesse valutarli almeno sulla, positivamente sulla base delle intenzioni.
Con una nota del 3 aprile 2012, il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politica della Salute analizzava l'impatto del sistema premiante sull'andamento della spesa farmaceutica territoriale dell'anno 2011, nonché la definizione delle fasce di spesa pro capite per l'anno 2012. Per quanto riguarda l'interrogazione, nella parte ove si chiede di conoscere se è vero che il calcolo della spesa farmaceutica indotta da ciascun medico di medicina generale viene effettuato nella nostra regione sul monte prescrizioni, comprendendo la quota a carico degli assistiti e relativa alla differenza di prezzo tra brand e generico, preciso che l'indicatore impiegato per valutare la performance dei medici di medicina generale utilizza la spesa lorda pro capite pesata al netto dei farmaci appartenenti al PHT, ad eccezione delle eparine, così come concordato che le organizzazioni sindacali mediche. Però la scelta, vorrei la motivazione che sottende, la scelta di utilizzare la spesa lorda pro capite deriva dall'analisi dei dati in possesso della nostra direzione. Il sistema è quello della tessera sanitaria dove ci arrivano questi dati, ove viene evidenziato che nella regione Abruzzo nell'anno 2012 l'80,9% delle confezioni dei farmaci equivalenti prescritte non sono state sostituite dal farmacista su richiesta del cittadino. L'81% delle confezioni di farmaci equivalenti che sono stati prescritti dal medico non sono state sostituite dal farmacista sebbene ci sia stata la richiesta del cittadino. Naturalmente, quando anche si stabilisse di valutare le performance del medico di medicina generale sulla spesa netta, come l'interrogazione sottendeva, le fasce andrebbero rimodulate al netto della quota di compartecipazione a carico del cittadino e quindi le fasce abbassate di molto. E ai fini della valutazione del medico medicina generale ciò non modificherebbe l'esito delle performance effettuate, ma si consentirebbe di fatto ad una rinuncia della funzione propria del medico nei confronti del proprio assistito. Ecco un secondo motivo che sottende a questa scelta, perché a nostro giudizio, ma non solo a nostro giudizio, è compito preciso del medico indirizzare il cittadino nell'utilizzo di farmaci a parità di efficacia e di indicazioni terapeutiche che non comportano la corresponsione di alcuna quota di compartecipazione, cioè devono essere loro che a parità di efficacia e di indicazioni terapeutiche indirizzano il cittadino con l'acquisto di quei farmaci che non comportano la corresponsione di alcuna quota di compartecipazione, e questo lo devono fare indipendentemente dalle modalità utilizzate per la valutazione della performance del medico. Cioè il medico non può accampare che il metodo di valutazione così scelto l'indurrebbe a fare un certo tipo di prescrizione. Questa è una questione troppo prosaica. Il medico, a parità di condizione e di efficacia, deve indicare il farmaco che non è, per cui non è prevista la quota di partecipazione. E quindi non si può addurre nemmeno questa argomentazione che sottende alcune volte, non alla sua interrogazione, ma al comportamento dei medici di medicina generale. In un momento storico in cui vi è una pressione crescente a carico dei cittadini relativamente alle prestazioni sanitarie complessivamente intesa, a mio giudizio è indubbia la funzione culturale ed educativa che svolge il medico di medicina generale. E quindi riteniamo che questo sia stato tutto considerato il metodo migliore, però sottolineo ancora che dal cambiamento di metodo non è che i medici di medicina generale otterrebbero quel beneficio al quale magari si auspicano. Però questo, insomma, tutto è discutibile, per carità. Grazie Presidente, concludiamo con la replica finale del collega D'Alessandro Cerri. E ha introdotto ulteriori elementi di riflessione e valutazione sui quali io tornerò con un'interrogazione, perché questo è l'anno anche in cui l'AIFA stabilisce che le medicine di fascia C
possano essere aumentate in ragione dell'inflazione, così come quell'80% è un dato, 81%, è un dato che si riferisce a quasi tutto il territorio nazionale. Ma io non per spendere una parola a difesa dei medici di medicina generale, è il complesso. Se noi andiamo a vedere sui 4.000 farmaci autorizzati, più di 3.000, il 75% rientrano fra quelli che vengono compartecipati. Io ne ho visti alcuni, per esempio vi sono alcuni ipertensivi, 21 ipertensivi, 18 sono equivalenti. Di questi 18 equivalenti, vengono utilizzati una minima parte, il 70% vengono presi in brand, e questo non è una questione solo dei medici di medicina generale, ma è un sistema complessivo che funziona in una certa maniera. Grazie, grazie per le copie che mi vorrà dare. Grazie. Grazie collega, con questa ultima interrogazione abbiamo chiuso il question time del mese di giugno, dichiaro sciolta la seduta.